Ciao ragazzi, ci vediamo sicuro nel pomeriggio per commentare le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa pre-Villarreal-Juventus, che sicuramente sono il focus principale, no? Di questa giornata, e per prepararci a domani a una sfida che veramente, veramente sarà molto, molto, molto importante per proseguire questa stagione e dare un senso, un minimo senso a questa stagione che fino adesso è sembrata troppo insipida per la Juventus. Volevo portarvi un altro video oggi, ve lo porterò domani, proprio nel giorno della partita, e si parlerà appunto delle eliminazioni dirette in Champions League da parte della Juve da quando abbiamo ricominciato a vincere con Antonio Conte, quindi dalla stagione 12-13 fino alla stagione di Andrea Pirlo, quella dell'anno scorso, 2020-2021. Però, prima di questo volevo parlare di quello che è accaduto ieri con la Roma. Io non ho visto la partita, ma stamattina ho acceso un po' tutti i social network, ho acceso tutto, e mi sono ritrovato Mourinho che rischia una squalifica di 3 giornate perché va nei confronti di Pairetto a fare questo gesto del telefono dicendo ti hanno chiamato, ti ha mandato la Juventus. Ora, io non sono riuscito a trovare un video in cui sento Mourinho pronunciare questa parola, e quindi il beneficio del dubbio lo voglio anche lasciare, perché non voglio fare un processo senza aver visto con i miei occhi, ma dato che veramente è riportato un po' dappertutto, immagino che questa cosa possa essere vera. E quindi voglio fare un video abbastanza gobbo, devo dire la verità. Perché? Allora, caro Mourinho, io sono uno, credo, dei pochi juventini che quando hai vinto con l'Inter ti ha riconosciuto tutti i meriti, e non sono uno di quelli che dice la Champions è meritata, la Champions di cartone, quelle robe lì. Anzi, proprio tutto il contrario. Anche qua sul canale YouTube tempo fa feci un video in cui parlavo dell'Inter, del triplete, e penso di averne parlato anche in maniera molto positiva, visto che tanti tifosi dell'Inter poi sono venuti a farmi i complimenti. Però da un professionista come te, serio, perché sei un professionista serio e preparato, che ha visto tanti anni di calcio, penso che sia abbastanza logico, no? Penso che anche tu ne sia a conoscenza che nel calcio ci sono i favori e i torti arbitrali. Ci sono delle partite in cui subisci un favore e stai zitto, ci sono delle partite in cui subisci il torto e lì invece ti incazzi. Giustamente, fa parte del gioco. Però mi pare di ricordare anche dei favori arbitrali quando allenavi l'Inter. Me li ricordo concretamente. Mi ricordo un'entrata col Chelsea, no? Di Samuel in area di rigore. Mi ricordo un fuorigioco di Maicon col Siena non fischiato. Ma fa parte del gioco. Ci sono gli errori arbitrali, Non succede niente. Si accettano perché quando sono a nostro favore ci vanno bene, e quando sono a nostro sfavore non ci vanno più bene. Quindi, partendo dal presupposto che ne ho citati solo due, ma probabilmente ce ne saranno stati tanti altri nella tua carriera, per i quali non mi è sembrato mai di sentirti fare il telefono ti hanno chiamato o ancora le manette e quelle cose lì, passo al livello successivo. Perché se tu pensi sinceramente che in un Roma-Hellas Verona la Juventus si debba prendere la briga di pagare un arbitro, in questo caso Pairetto, per danneggiare la Roma nei confronti della Juve, leggo la classifica: Roma 41 punti, Fiorentina 42 punti, Lazio 43 punti, Atalanta 44 punti, Juventus 47 punti. Che cosa significa? Che prima della Juventus potrebbero essere state a chiamare, a mandare Pairetto, Fiorentina, un punto di distanza dalla Roma, Lazio 2 punti di distanza della Roma, Atalanta 3 punti di distanza della Roma, aggiungo addirittura stesso Hellas Verona, quota 37 punti, perché se fosse davvero stato un arbitro mandato per danneggiare la Roma di Mourinho, intanto sono accuse gravissime e di cui dovresti rispondere, perché qui non stiamo più parlando di folklore, non stiamo più parlando di scherzi, si sta parlando di accuse gravissime che dovresti anche pagare in maniera diversa dal semplice denarino, perché uno che guadagna tutti quei soldi lì e là non gliene frega niente di pagare la multa, non gliene frega neanche niente di pagare la squalifica. Se fosse stato davvero mandato in malafede, ieri la perdevi, 2 giorni fa la perdevi, e non leggevamo più Roma 41 Hellas 37, ma Roma 40 Hellas 39, un punto in meno per te, 2 punti in più per loro, no? Quindi Hellas Verona, Fiorentina, Lazio e Atalanta, prima
prima di effettivamente poter parlare di Juventus, che è completamente disinteressata dal campionato mediocre che stai facendo. Mediocre che stai facendo. Perché c'è sempre questo gioco, no? Quando le cose vanno male. Ma con chi ce la prendiamo? Ma con la Juventus. Perché tutti gli anti-juventini non sanno che la Juventus fa parte di loro. Loro senza la Juventus non riuscirebbero a vivere. Perché è sempre la giustificazione adatta. È sempre la giustificazione adatta la Juventus. Sempre. L'anno scorso abbiamo fatto un campionato in cui più di un'occasione sono capitati degli episodi arbitrali che mi hanno lasciato perplesso. Tante occasioni. In tantissime occasioni. E per poco non ci costavano anche l'ingresso alla Champions. Eppure, come viene ricordata, la Juventus l'anno scorso, Juve è entrata in Champions solo per il rigore con l'Inter. Non per l'espulsione di Bentancur assurda nella stessa partita, non per i tanti torti arbitrali che erano stati e che nessuno ha mai fiatato, accettati, perché nel calcio ci sono gli errori a favore e ci sono gli errori contro. E allora, se fai solo la malafede e vai a prendere in considerazione solo le cose che ti danneggiano pensando che la Juventus possa permettersi di pagare l'arbitro di Roma Hellas Verona. Di Roma Hellas Verona. Ma è sempre la scusa dei perdenti la Juventus, ragazzi, eh? Come sempre la scusa dei perdenti l'arbitro. Perché lo stesso Marino che va ai microfoni di DAZN ed esplode dicendo che lui ha ragione e uno che ha fatto l'arbitro di professione e che di professione fa l'arbitro per DAZN per spiegare gli episodi arbitrali ha torto, intanto manchi di rispetto al lavoro di una persona, manchi di rispetto alla persona stessa, non solo al lavoro ma anche alla persona stessa, tre ci fa una figuraccia. E ovviamente contro Juventus cosa facciamo? Non urliamo al complotto dicendo che abbiamo subito dei torti? Con la Fiorentina ieri, io l'ho detto tranquillamente, secondo me il gol di Malinowski è regolare, mi sembra assurdo annullare un gol per un fuorigioco del genere. Però silenzio stampa, non si va più ai microfoni a parlare perché non è la Juventus. Fosse stata la Juventus, si andava ai microfoni a parlare. È la Fiorentina? Ci limitiamo al silenzio stampa perché siamo arrabbiati. Con la Juventus si andava ai microfoni. Roma e la Sverona è la Juventus. Andiamo avanti, no? Perché lo stesso Sarri, che quando ha allenato la Juve andava tutto bene per la Coppa Italia, mai tirato un fiato, si andava lì, si giocava senza problemi. Non è più la Juventus? Ed ecco che la Coppa Italia è la competizione più antisportiva che si sia mai vista, perché va a sfavorire le squadre minori e va a favorire quelle che invece vogliono vedere davanti alla televisione. Oh, santo il Signore! Maurizio Sarri, perché non abbiamo detto quando allenavamo la Juventus? O quando allenavamo il Napoli arrivava magari anche in fondo? No? Non lo diciamo? No, va bene, lo diciamo soltanto quando alleniamo la Lazio e che quindi magari è una squadra che non rientra in quella categoria di cui magari già pensavi all'epoca, ma fa più comodo stare zitti quando alleni la Juventus, fa più comodo parlare quando non l'alleni. Un altro fantastico e commisso, perché io mi ricordo quando proprio Sarri, l'allenatore della Juventus, una partita normalissima, un 3-0 della Juventus sulla Fiorentina allo stadio, e lui va ai microfoni tirando la più brutta merda sulla Juventus. Perché? Perché è sempre la Juventus. Dicendo, eh sì, ci sono stati degli episodi arbitrali nelle precedenti partite, sono stato zitto, oggi parlo. Una partita normalissima in cui perdi 3-0. È lo stesso commisso, dopo che incassa 75 milioni di euro per Vlahovic a gennaio, che stiamo parlando dell'intero fatturato annuo della Fiorentina, dice Vlahovic è una brutta persona, o la Juventus ci ha rubato Federico Chiesa. No, non te l'abbiamo rubato, te lo pagheremo 60 milioni di euro circa il tuo fatturato annuo ancora una volta. Perché la Juventus, di attare a tutti, però la Fiorentina campa con i soldi della Juventus da qualche anno a questa parte, mi pare di capire. E bisognerebbe anche abbassare un attimo i toni, perché i soldi, a quanto pare, non vi fanno schifo, vero commisso? Fa schifo solo quando pare a te. Mourinho, se la tua Roma non riesce a battere l'Hellas Verona, a me dispiace un sacco, ma è solo colpa tua. Tua e dei tuoi ragazzi. Non c'entra niente la Juventus. Colpa tua e dei tuoi ragazzi. E dovevi approfittare di questa cosa per cercare di uscirne nella maniera migliore dopo una stagione fino adesso mediocre, in cui tanti tifosi della Roma, e fidati, ne conosco tanti, che anche inizio anno erano ciecamente dalla tua parte, stanno iniziando un po' a scricchiolare. Quindi vedi te, se ora la soluzione all'uscire dalla crisi della Roma è la Juventus che ha complottato contro di me, contro la mia stagione, io qui alzo le mani, perché
c'è un detto, no? La ragione si dà sempre ai matti. E in questo caso semplicemente andrei a dirti, hai ragione, è la Juventus che sta pagando gli arbitri per vederti fallire. Non perché, così, per sfizio. Soltanto per vederti fallire. Dai, mu. Dai. Dai.